Margherita di Savoia è stata la prima regina dell'Italia unita. È sul trono a fianco di Umberto I dal 1878 al 1900, l'anno del regicidio. E la mostra di Palazzo Madama racconta questa grande figura attraverso una serie di parole chiave: popolo in primis, icona, madre, regina, musa, benefattrice e nazione. Sono poi le opere in mostra, i dipinti, le sculture, gli arredi, gli abiti, i gioielli che costituiscono il ritratto di questa regina che ha regnato su due secoli, ha accompagnato la nazione attraverso due secoli. Il percorso ci porta così a conoscere gli interni delle sue residenze, il suo gusto per gli ambienti affollati, magniloquenti, nelle sale d'apparato, a scoprire gli spettacolari doni di nozze ricevuti appunto per le nozze, anche per la nascita del figlio Vittorio Emanuele, l'erede del trono. Ma ci illustra anche il suo amore per la musica, la letteratura e la lettura, per la pittura, ma cerca anche di rendere con evidenza quale sia stato sempre costante e continuativo il suo impegno per il sostegno, per il soccorso della popolazione più misera, e quindi come abbia lavorato a favore della diffusione dell'istruzione, della formazione professionale, in particolare delle donne.